Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Aaron e Gianina. Oggi andiamo a vedere insieme come si preparano le graffe napoletane senza patate, un tipico dolce napoletano fritto e ripassato nello zucchero, che è giunto nell'Italia meridionale circa verso il XVII secolo, grazie alla dominazione austriaca, da cui poi ha preso la ricetta. Originariamente si trattava di un krapfen, inventato in una pasticceria della Germania centrale chiamata Cecilia Kraft. Successivamente il nome krapfen venne italianizzato in graffa. Oggi andiamo a vedere insieme come si prepara la nostra versione. Iniziamo la ricetta con lievitino. Versiamo 100 ml di latte tiepido intero in una tassa, alla quale andiamo ad aggiungere 7 g di lievito secco, 15 g di miele millefiori, a seguire 40 g di farina zero e mescoliamo per bene. Quando avremo finito di mescolare lo lasciamo a lievitare per 15 minuti nel forno spento solamente con la luce accesa. Prendiamo una boule capiente e aggiungiamo 460 g di farina zero, il nostro lievitino, guardate un po' com'è venuto bene, a seguire 2 uova grandi, 25 g di zucchero semolato, i semi di una bacca di vaniglia e la scorza di 2 limoni e un'arancia. Poi iniziamo a mescolare con le fruste elettriche e aggiungiamo a filo 110 ml di latte tiepido. Raggiunta questa consistenza possiamo aggiungere 50 g di burro morbidissimo poco alla volta, in circa 2-3 fasi. A seguire 6 g di sale, poi continuiamo a mescolare per altri 10 minuti. Poi trasferiamo il nostro impasto in una boule bella capiente unta con dell'olio, la andiamo a coprire con della pellicola alimentare trasparente e la lasciamo a lievitare 15 minuti nel forno spento solamente con la luce accesa. Passati 15 minuti togliamo la pellicola trasparente e iniziamo a fare 4-5 pieghe, tutte da direzioni diverse. Andiamo a prendere l'impasto dai lati e lo portiamo verso il centro facendo un leggero movimento ondulatorio. Poi lo andiamo a girare e lo copriamo con della pellicola alimentare trasparente. Infine lo lasciamo a lievitare nel forno spento solo con la luce accesa per un'ora. Spolverizziamo il banco di lavoro con della farina, trasferiamo sopra il nostro bellissimo impasto, lo lavoriamo in modo da eliminare eventuali bolle d'aria, poi gli diamo un pochino di pirlatura, facciamo una palla e lo lasciamo a lievitare per 15 minuti. Passati 15 minuti togliamo la pellicola, spolverizziamo di farina e lo stendiamo finché non raggiungerà lo spessore di 1,5 cm. Poi prendiamo un coppa pasta di 10 cm di diametro, creiamo una forma, poi uno più piccolo da 4 e creiamo quella centrale, andiamo a togliere l'impasto in eccesso, prendiamo la nostra graffa e la appoggiamo su un foglio di carta da forno. Continuiamo così con tutti gli altri. L'impasto in eccesso lo rilavoriamo, formiamo una palla, poi gli diamo un pochino di pirlatura e la lasciamo a lievitare per 15 minuti. Successivamente andremo a creare di nuovo le nostre graffe con le stesse misure di prima. Disponiamo le graffe su delle teglie e le lasciamo a lievitare nel forno spento per 45 minuti. Per la copertura delle graffe mettiamo un cucchiaino di semi di bacca di vaniglia e 200 g di zucchero e li mescoliamo per bene. Mettiamo a scaldare 1 litro di olio di semi finché non raggiungerà la temperatura prestabilita di 175 gradi. Adesso tuffiamo le nostre graffe nell'olio caldo. Ne mettiamo massimo 3 alla volta. Togliamo subito la carta da forno e le giriamo ogni 20 secondi per 2-3 volte per ottenere una cottura uniforme. Subito andiamo a mettere su un foglio di carta assorbente le nostre graffe e ancora calde le andiamo a ricoprire con lo zucchero in modo che si possa attaccare meglio. Ed ecco a voi le nostre fantastiche graffe. Continuiamo così con tutte le altre. Ma guardate un po' come sono venute belle le nostre graffe, ragazzi!
ragazzi, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio, e adesso ci gustiamo queste meraviglie di graffe napoletane. Beh ragazzi, cosa posso dirvi? Sono buonissime, soffici proprio come una nuvola, profumatissime grazie agli agrumi e lo zucchero aromatizzato alla vaniglia aggiunge un gusto davvero speciale. Vi assicuro che una tira l'altra e sono proprio una ricetta da provare! Ok ragazzi, il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi, se il video vi è piaciuto iscrivetevi al nostro canale, mettete tanti like e tanti commenti come speriamo che sia. E noi auguriamo a tutti una splendida giornata. Ciao ragazzi, mi raccomando, attivate la campanella per ricevere le nostre notifiche e seguiteci su Instagram come Il Mondo di Arona Gianina.